rumore di pentole e fischi da un lato, le lacrime ed i saluti dall'altro. Si consuma così davanti al carcere di Fuorni la protesta con la quale i detenuti all'interno della casa circondariale, i parenti all'esterno sostenuti dai rappresentanti dei radicali, chiedono attenzione e protezione contro il Covid in primo luogo. Sono stati proprio i detenuti in una lettera a sollecitare un intervento e a scoperchiare ancora una volta una situazione drammatica dietro le sbarre, il pericolosissimo e veloce diffondersi del contagio all'interno della casa circondariale dove non ci sarebbero gli spazi necessari a mettere in sicurezza i detenuti non contagiati da quelli affetti da Covid. Nelle dichiarazioni della moglie di un detenuto, alcune delle preoccupazioni che tutti i familiari hanno fatto proprie. Sono tante le lamentele che riceviamo quotidianamente dai nostri cari. Tempi di attesa lunghissimi per ricevere visite mediche specialistiche. Viene vietato l'acquisto di farmaci con mezzi economici propri. Gli orari delle videochiamate non sono rispettati e questo causa a volte l'impossibilità del colloquio audiovisivo del detenuto. Ci rendiamo conto che gli stessi agenti di polizia penitenziaria sono impossibilitati a fare in modo che le cose vadano per il verso giusto, in quanto anche le loro condizioni lavorative sono messe in queste condizioni a dura prova. Ci sono tante guardie che svolgono il proprio lavoro in modo eccellente e siamo vicini anche a questi ultimi, perché vivere e lavorare in un ambiente sano sarebbe idilliaco per tutti. Le chiama le voci di dentro Donato Salzano, l'esponente dei radicali di Salerno che ha partecipato alla manifestazione con la battitura che rappresenta la richiesta d'aiuto dei detenuti. Per Salzano le responsabilità principali sono da imputare all'ASL che non ha attivato le misure necessarie. I rappresentanti dell'associazione radicale Maurizio Provenza chiedono di sostenere la richiesta che con il digiuno sta portando avanti Rita Bernardini, ossia la liberazione anticipata speciale. Questo è un momento molto toccante, molto importante, molto sensibile e si fa in situazioni eccezionali. Fanno sentire le voci di dentro. Lo si fa per chiedere aiuto, lo si fa per sostenere Rita Bernardini e la lotta non violenta del Partito Radicale. Chiedono libertà anticipata speciale, come è stato fino al 31 dicembre, chiedono al Parlamento, chiedono al magistrato di sorveglianza, la presidente del Tribunale di sorveglianza. Ormai il contagio è entrato in stanza in stanza. Ma davanti al carcere questa mattina si firmava anche una petizione indirizzata all'attenzione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, quale massima autorità sanitaria per la somministrazione del vaccino e la diagnostica efficace in sicurezza in città fuori e dentro le mura del carcere, come è stato evidenziato da alcuni parenti. Non facciamo perdergli quel poco di dignità che ci è rimasta, anche perché nella vigenza delle carceri, per quello che si sa da fuori, non danno nemmeno le medicine, quelle che dovrebbero dare, veramente. Ecco, quali sono proprio le notizie che ricevete da dentro? Bah, ci dicono che ci manca il necessario, al di là di tutto. A prescindere da quello che noi ci diamo, gli portiamo noi, ma proprio le cose necessarie. Tipo per esempio ai diabetici ci manca l'insulina. Non lo so, una banale aspirina, una banale paracetamolo, non so, tutto quello che è necessario. Cioè, io non parlo di chissà quali scienza, chissà di che cosa, ma proprio il necessario, proprio l'ABC.